Per RTN Radio ci troviamo a Perugia, esattamente all'interno del Palazzo della Regione, Palazzo Donini, dove tra poco nella Sala Fiume ci sarà la conferenza stampa per la presentazione dell'evento Figli in Trama, che avverrà tra qualche giorno a Panicale. Adesso andremo a sentire la conferenza stampa di Figli in Trama, dove parlerà Francesca Caproni, che porteremo però prima ai nostri microfoni. Francesca Caproni, direttrice del GAL Trasimeno Orvietano. Quest'oggi c'è la presentazione, appunto in conferenza stampa, dell'edizione 2021, nona edizione di Figli in Trama, questa manifestazione bellissima. Siamo ancora in tempi di Covid, siamo riusciti a non interrompere in questi 2 anni Figli in Trama, e questo per noi è stata una cosa molto bella e molto importante, anche se ovviamente la formula è adeguata alle regole e quindi è un pochino più ridotta rispetto al passato, perché il passato abbiamo visto 10 paesi europei e non partecipare. Adesso dobbiamo utilizzare un po' le modalità online, perché non si può ancora viaggiare come fino al 2019, però abbiamo 35 espositori quest'anno, quindi il doppio dell'anno scorso. Abbiamo tanti eventi che si incrociano con Figli in Trama e tanti messaggi, da quello, diciamo, sulla condizione della donna afghana a quello, diciamo, della salute che investe le donne, e quindi questa sfilata con la Maggie Style, dove le protagoniste saranno donne che hanno avuto problemi di salute legati al tumore al seno e l'hanno superato brillantemente, quindi anche questo vuole essere un messaggio forte. Alle ricorrenze, 700 anni di Dante, quindi questo percorso itinerante in poesia e musica durante per le vie e le piazze del paese, tanti addobbi ancora, la fontana, diciamo, e mostre itineranti e anche in sede, e quindi, diciamo, una formula che ha voluto regalare, diciamo, alla kermesse principale, che è la mostra mercato, che aprirà alle 17 di venerdì e chiuderà alle 19.30 di domenica. Questa cosa, l'incrocio con il Panopera Festival, anch'esso un bellissimo progetto, diciamo, culturale, che da 5 anni si incrocia con Figli in Trama e che regala Figli in Trama non solo la realizzazione ogni anno di un'opera diversa per piccoli teatri, ma anche la messa degli artigiani e degli artisti con la partecipazione degli artisti loro, la messa di domenica a mezzogiorno, e insomma fa un programma ricco. Poi chiuderemo in bellezza con la, diciamo, realizzazione in forma teatrale del tuo libro Accadde al tramonto con Stefano Di Maio, nella nuova, diciamo, sede dell'Arca di Pan, che è uno spazio culturale che hanno messo a disposizione a Panicale dei privati, e quindi questa è anche un'altra grande soddisfazione, no? Che oltre gli investimenti che facciamo noi con fondi pubblici sono anche privati che stanno facendo degli investimenti spinti anche sulla cultura. Allora, un programma denso e ricco, che come RTN Radio seguiremo, no? In tutte le sue vesti. Ma questo programma, l'intenzione e l'obiettivo, perché sappiamo, per il Covid, come detto poc'anzi, è in forma ridotta quest'anno, ma comunque una forma esplosiva. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché le iniziative sono moltissime, perché i messaggi e le persone coinvolte sono tante. Ovviamente speriamo che il tempo ci assista, perché quello è un altro elemento abbastanza importante, però abbiamo fatto una grande promozione a livello nazionale. Quest'anno è una delle pochissime fiere che si svolge a livello nazionale, perché non c'è, purtroppo ancora la ripresa non c'è Valtopina, non c'è Bolsena, c'è Bolsena forse anche loro in forma di adesso, non so, però è una delle poche fiere che si svolge a livello nazionale, e quindi ci aspettiamo anche, abbiamo investito molto sulla comunicazione come al solito, e ci aspettiamo anche, insomma, ecco, che sia ricco di presenze, e sono presenze normalmente
qualificate, ovvero è gente che viene da tutta Italia a vedere la mostra, perché sono amanti di queste bellezze, di queste meraviglie, di questo tipo di artigianato. Per RTN Radio, una sua dichiarazione rispetto a questa manifestazione. Ma è una manifestazione intanto ormai storica e consolidata, ma è una delle tante manifestazioni che stanno rafforzando l'immagine del Trasimeno, non solo come terra ricca di eccellenze ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, ma anche come terra di cultura, che è una caratteristica profonda, meritata e che ormai si sta affermando anche a livello internazionale. È una manifestazione che attira molti turisti e viaggiatori, questo però significa anche che ci sono delle tradizioni da conservare e da valorizzare. Assolutamente sì, fanno parte della cultura e dell'identità del Trasimeno, ma dell'Umbria nel suo complesso, ma costituiscono un elemento fondamentale per offrire a chi, ai turisti che arrivano, delle esperienze uniche, che poi è un po' quello che vanno cercando. Per RTN Radio sono con Johnny Moscetti, il presidente del GAL Trasimeno Orvietano. Il Trasimeno Orvietano è un comprensorio molto importante, il GAL è protagonista in tanti eventi, questo di Filintrama è uno di quelli. Sì, questo di Filintrama devo dire è l'evento un po' clou delle varie manifestazioni, ce ne sono tante bellissime, le stiamo seguendo con interesse e le stiamo portando avanti, anche se il momento non è proprio quello più proficuo, però insomma questa di Filintrama è una di clou delle manifestazioni. Ce ne sono tante così di questi valori e valorizzazioni anche delle tradizioni. Questa è la tradizione del pizzo, del ricamo, però ce ne saranno delle altre agganciate al mondo dell'agricoltura, dei vini, dell'enologia e della cucina. Anche quelle sono tradizioni da conservare e valorizzare. Sì, ci sono varie manifestazioni legate a questi criteri e noi le stiamo portando avanti. Fra l'altro questa del ricamo è particolare, ma anche il mondo della cucina che stiamo portando avanti adesso ad Orvieto con gusto e con l'arte sta avendo di veri successi. Assolutamente, ma quello proprio che invece arriva, che è successo qualche giorno fa, anche quello bellissimo, dopo il GAL è capofila di questo evento, dove racchiude 4 comuni, 2 regioni, 3 GAL, tutta una serie di attività private, che è quello appunto disegnato da 2 ambasciatori di qualche secolo fa, il Perugino e il Signorelli. Signorelli, sì, lì devo dire la verità, cioè abbiamo avuto un intuito particolare e noi ne siamo lieti di fare i capofila e i promotori di questo evento particolare, pensato 2 anni prima proprio perché vogliamo lavorare su questo evento in una maniera molto particolare. Cioè abbiamo grandi idee di costruire guide, di coinvolgere altri comuni, altri territori e tutto il territorio. Marco Mannarelli, oltre che per l'associazione La Trama di Anita, ovviamente è dentro l'organizzazione di Filintrama, per questa bellissima manifestazione che avverrà a Panicale e noi siamo testimoni di questo evento come RTN Radio. E quindi saremo lì presenti anche in questa veste. È un programma denso, Marco, di eventi, di cose, ma soprattutto è un inno alla bellezza dell'Ars Panicalensis nell'ottica delle tradizioni. Sì, ormai questa manifestazione che è diventata leader nel settore del merletto e del ricamo, conosciuta in tutta Italia e anche in Europa, perché abbiamo partner anche europei. E oltre a questo l'Ars Panicalensis vuole porsi anche nell'innovazione. E le nuove ricamatrici stanno cercando anche di portare nuove idee e questo chiaramente ha dato stimoli non solo all'interno dell'associazione, ma siamo molto fieri e orgogliosi che quest'anno
un albergo di Panicale storico ha fatto una ristrutturazione, l'albergo Masolino, è diventato boutique hotel e nello stesso tempo ha messo in tutte le camere, nelle varie sale, l'Arse Panicalensis, proprio a ribadire questo connubio con il territorio. E noi crediamo molto, perché questo porta anche molto turismo, molta economia. L'interesse non è legato, come dico sempre, al centrino della nonna. È un qualcosa che riguarda anche i giovani, per esempio nel settore del design, nella costruzione, diciamo, dei ricami e dei pezzi, oltre al fatto appunto che la manifestazione ormai sposa perfettamente quello che è arte e cultura. Non a caso appunto quest'anno abbiamo diciamo incentrato la manifestazione su un percorso di totem espositivo, in cui vengono riproposte delle immagini di donne e madonne che ricamano da dipinti famosi, dal Guido Reni, dal Velázquez ed altri, che vanno dal XIV al XX secolo. Per RTN Radio, qui ai nostri microfoni, Susanna Mannarelli. Susanna è una delle fotografe del progetto Donna vede uomo, che sarà appunto a Panicale come esposizione dei pannelli all'interno delle vetrine dei negozi, ma è anche la grafica che ha portato a termine, creato quelli che sono i manifesti piuttosto che i dépliant che vengono utilizzati nella manifestazione. Veramente un gran bel lavoro, Susanna. Partecipare come fotografa e poi come grafica, quali emozioni e sensazioni ti hanno dato? Allora, come fotografa, beh, spero che comunque sarà un lavoro, quindi credo che anche queste piccole cose siano un aiuto, e è stato bellissimo riuscire a partecipare comunque a una mostra così importante che girerà vari paesi, come ha già girato. Come grafica, anche se non è la mia aspirazione principale, è stato molto bello perché sono riuscita a esprimermi e a realizzare dei manifesti che comunque gireranno e faranno conoscere il mio nome. Bene, queste senza dubbio sono belle situazioni, quindi per tu sei giovane e stai facendo dei corsi, hai fatto dei corsi in queste tematiche, sono quelle delle immagini, della comunicazione riferita alla fotografia e alla grafica. Qual è il tuo pensiero che puoi dire a un tuo coetaneo? Che comunque, anche se magari sembrano dei lavori difficili, perché sono lavori che se magari non conosci qualcuno, oppure che magari pensi che non ce la puoi fare perché vedi tante foto su Instagram, non sono quello, non è quella la realtà è che tu devi impegnarti e se vuoi fare veramente questa cosa ci puoi riuscire. Io ci sto provando e spero di riuscirci. Per RTN Radio, qui c'è il rappresentante storico, conosciutissimo, un grande maestro di MEP Radio. Siamo con appunto Massimo Spadoni, che è sempre sul pezzo, così si dice, è sempre presente sulla notizia, è sempre vicino alle cose che succedono nel territorio. Massimo, fili in trama, anche qui tu sei presente. In questa manifestazione molto bella e brillante che avverrà tra qualche giorno a Panicale. No, è una manifestazione sicuramente che quest'anno ha un grande significato, come ricordava il direttore del GAL, insomma, dedicata anche alle donne afghane, perciò è sicuramente un messaggio importante, e poi il coinvolgimento di questa associazione di Perugia, no? Di donne, diciamo, che hanno vissuto sulla propria pelle, diciamo, quella che è la malattia del cancro, perciò so che sarà il presentatore, ho capito bene. Il presentatore della sfera di moda, sì, sarò io. Ok, perfetto, perfetto. Oh, io approfitto di ricordare che verrà trasmessa in diretta anche sul canale YouTube, perciò con l'occasione, insomma, ci facciamo un po' di pubblicità per chi la vorrà seguire, non solo tramite i soliti canali ormai collaudati, in cui Marco, diciamo, è presente come un, diciamo, un monoscopio di antica data, però ecco, anche MEP Radio Umbria sarà presente con la diretta sul canale YouTube, perciò trasmetteremo integralmente il tutto. Ma senti, fare il lavoro della radio nel mondo di oggi, cosa vuol dire? Cosa significa? Per chi ha iniziato in tempi preistorici,
tante volte ne abbiamo parlato, diciamo sul finire degli anni 70, io ero un ragazzetto, perciò diciamo ha vissuto quei primi anni da pioniere, e la radio era sicuramente un'altra cosa. Adesso la tecnologia ha fatto un salto in avanti, soprattutto negli ultimi anni, impressionante. Cioè, se a me 40 anni fa dicevano adesso tu farai tutto con un palmare, metti quattro spine e funzioni, ecco, è diciamo un mezzo sicuramente alla portata di tutti. Allora noi per fare radio dovevamo ingegnarci, no? Dovevamo, che ne so, recuperare il vecchio mangiadischi di famiglia, perché di questo facevamo pure il registratore a cassette del papà, lo attaccavamo a un apparecchio e trasmettevamo, questo facevamo. Adesso diciamo è molto più semplice perché ci sono i computer, c'è la rete, c'è YouTube, c'è Facebook. Chiaramente è quella che è la normale evoluzione, diciamo, della radio e anche della televisione. Speriamo bene. Allora, grazie Massimo per la tua testimonianza, e questa volta da Meppe Radio e da RTN Radio venite a Panicale a Fidentrama. Ci vediamo a Panicale.